come un fiume che sommersa a tratti riappare, un filo rosso nascosto è l'indicatore di qualcosa di molto misterioso ed enigmatico. Il codice non ancora decifrato che sottende le ideologie manifeste e apparentemente contraddittorie di questo XX secolo. Tutti sono d'accordo oggi, non era così all'inizio del secolo, che il libro maledetto di questo secolo, i protocolli dei saggi di Sion, una sorta di programma apocalittico del mondo che verrà, sia un falso redatto dalla polizia segreta dello zar. Nel 1895, simulando una fantomatica seduta di una loggia massonica asservita all'ebraismo internazionale, si prospetta il cosiddetto complotto giudeo-massonico per la conquista del mondo intero. Ma cerchiamo di svelare i segreti di questi protocolli dei savi di Sion. L'ipotesi più probabile è che i protocolli siano stati fabbricati a Parigi in edizione francese intorno al 1895-1897 e servivano a delegittimare la liberalizzazione del regime autocratico in Russia. Avevano quindi intenti antiliberali in Russia e, come spesso accade, il liberalismo è ridotto a qualcosa peggiore di quello che è. E la massoneria stessa è ridotta ad una macchinazione ebraica. L'ipotesi più probabile era che i protocolli fossero il testo destinato a reprimere la liberalizzazione economica. Un'ipotesi è quella secondo cui la Chiesa cattolica sia stata il sostrato dell'operazione dei servizi segreti russi e dell'Ucraina, che hanno creato tecnicamente il testo dei protocolli, manipolando un vecchio testo di Maurice Joly, edito in Belgio, che si chiamava Dialogo all'inferno fra Montesquieu e Machiavelli. Quindi, l'elemento originario che ha preparato questa operazione, anche culturale, di polizia segreta, sarebbe stata proprio la stessa attività della Chiesa cattolica, che in tutto il secolo XVIII ha creato una serie di pamphlet e di testi che attaccavano la comunità ebraica. La denuncia di un complotto giudeo-massonico mondiale non è comprensibile, infatti, senza una preparazione della Chiesa cattolica in Europa, senza questi atti di propaganda attraverso le numerose pubblicazioni, soprattutto dopo il 1880, di testi e di pamphlet anti-ebraici. Il professor Claudio Mutti è il curatore dell'edizione critica dei protocolli dei Savi di Sion, uscita in Italia nel 1976. Professor Mutti, ma chi ha scritto veramente i protocolli? In quello che viene generalmente considerato come il libro fondamentale per lo studio di questo argomento, ossia Licenza per un genocidio di Norman Cohn, Warrant for Genocide, viene fissata una storia del testo abbastanza precisa. All'origine ci sarebbe stato lo scritto di Maurice Joly contro Napoleone III dal titolo Dialogo sans fin entre Montesquieu e Machiavel. Da questo libretto Ilya Sion, alias Elie de Sion, avrebbe ricavato un libretto polemico contro Sergei Vitte, il ministro russo delle finanze. Quindi sarebbe avuto l'adattamento definitivo e così, secondo Norman Cohn, sarebbero nati negli ultimi anni del XIX secolo i protocolli dei Savi di Sion. Ciò avvenne, afferma testualmente Norman Cohn, sotto la guida di Rachkovsky, che era il capo della Akhrana, dei servizi segreti della Russia zarista, a Parigi. Sulla scia di Norman Cohn, Sergio Romano, autore dei falsi protocolli, scrive testualmente che l'idea della falsificazione scaturì probabilmente dalla fertile fantasia cospiratoria del generale Rachkovsky. Né Cohn né Romano, però, riferiscono una notizia che certamente non è priva di interesse, una notizia che troviamo invece nell'Apocalypse de Notre Temps di Henri Rollin, uno studioso di storia russa, antifascista, antinazista, militante, che nel 1943 fu condannato a morte dai tedeschi per il suo impegno nella resistenza francese. Orbene, nell'Apocalypse de Notre Temps
che lo stesso Norman Cohn giudica un'opera, un'importante opera di erudizione, Henri Rollin riporta un paio di documenti dai quali risulta che Rachkovsky, prima di entrare al servizio della terza sezione della Cancelleria Imperiale, cioè la futura Akhrana, era stato un agitatore studentesco e più tardi aveva operato come collaboratore di vari giornali liberali e nichilisti, diventando in particolare il capo redattore di un organo di stampa che si intitolava niente meno che Ruski Evrei, cioè l'ebreo russo, notizia riportata da Henri Rollin. Ma non è tutto. Rachkovsky, che sia Cohn sia Romano indicano come il probabile autore dei protocolli, favorì all'interno della Akhrana la carriera di un suo allievo e collaboratore che, grazie a lui, andò a dirigere l'ufficio di Berlino e poi quello di Parigi. Questo protetto di Rachkovsky si chiamava Abraham Heckelmann, anche se nel 1896 Rachkovsky aveva ottenuto che Heckelmann potesse cambiare un nome così ingombrante, assumendone uno meno sgradevole agli orecchi russi. In conclusione, se è vero che i protocolli furono fabbricati negli uffici della Akhrana di Parigi, siamo però obbligati ad ammettere che i probabili redattori del testo furono l'ex direttore del giornale L'Ebreo Russo e il suo collaboratore Abraham Heckelmann. Asher Ginsberg utilizzava senza molti scrupoli anche autori estranei all'ambito ebraico, come dimostrato da una sua opera che reca il titolo nietzscheano di Trasmutazione di tutti i valori e traduce in termini collettivi di supernazione la nozione nietzscheana di Übermensch, di superuomo. Possiamo leggere un brano, quest'opera di Asher Ginsberg. La nazione ebraica è una supernazione, il popolo eletto da Dio, altamente superiore a tutti gli altri popoli non per la sua potenza politica, ma per la sua forza spirituale. Questo popolo, che rappresenta il più perfetto tipo d'umanità, deve rimanere in minoranza e non deve in nessun caso dividere i suoi progetti con nessun altro popolo. Questa nazione dominerà su tutte le altre. Israele ridarà all'idea del bene il significato originario. Il bene si applica al superuomo o alla supernazione, che ha la forza di espandere e completare la propria vita e che ha la volontà di divenire padrone del mondo, senza badare né quanto ciò potrà costare alle masse di esseri o popoli inferiori, né alle calamità che a questi potrebbero capitare, via di questo passo. Non si tratta, lo si ammetterà, di idee molto diverse da quelle che vengono esposte nei protocolli, né da quelle che si possono trovare in gran parte della letteratura talmudica. Basterebbe ricordare alcune celebri citazioni, come per esempio questa: il migliore dei goim, cioè dei gentili e dei non ebrei, merita di essere ammazzato. Oppure quest'altra: dalla nascita l'israelita deve cercare di svellere gli sterpi dalla vigna, cioè sradicare ed estirpare i gentili dalla terra, poiché non può essere data a Dio benedetto maggior letizia che quella di adoperarci a sterminare gli empi e i cristiani da questo mondo. Altre citazioni, volontà. Voi israeliti siete chiamati uomini, mentre le nazioni del mondo non sono di chiamarsi uomini, ma bestiame. Talmud, Baba Metziah, foglio 114, eccetera. Dovunque gli ebrei arrivino, devono farsi sovrani dei loro signori. Talmud, Sanhedrin, foglio 19, capitolo 2. Che cosa è una prostituta? Ogni donna che non sia ebrea. Talmud, Ben Haeser, 6, 8. Dio si mostra quaggiù nelle sembianze dell'ebreo. Gli altri uomini sono terrestri di razza inferiore. Non esistono che per servire l'ebreo. Sono dei piccoli animali. Kabbalah Pentateuch, un foglio 97, capitolo 3. Si potrebbe continuare con decine e decine di citazioni analoghe. Ma non ci sarebbe neanche bisogno di andare a pescare queste citazioni talmudiche quando c'è un libro molto più diffuso che è il Deuteronomio dell'Antico Testamento, nel quale sta scritto testualmente: distruggi tutti i popoli che il Signore, Dio tuo, mette in tua balia, non si impietosisca l'occhio tuo su di loro. Capitolo 7, versetto 16. E più avanti:
Il Signore Dio tuo li darà in tuo potere, cioè i popoli non ebrei, mettendoli in grande scompiglio, finché non siano sterminati. Egli ti darà nelle mani i loro re, e tu farai perire i loro nomi di sotto al cielo. Nessuno potrà starti a fronte finché tu non li abbia distrutti. A questo punto, accertata la corrispondenza delle idee contenute nei protocolli con le idee guida dell'ebraismo, così come vengono esposte dall'Antico Testamento alla letteratura talmudica ad altri testi, la questione concernente la autenticità del testo, dei protocolli, diventa secondaria, mentre diventa, a mio parere, essenziale la questione della veridicità del testo stesso. Ora, chi volesse sostenere la veridicità dei protocolli dovrebbe essere in grado di dimostrare che essi, oltre a rispecchiare veridicamente concetti essenziali dell'ebraismo e quindi diffusi largamente tra gli ebrei, presentano una oggettiva corrispondenza con i fatti storici e in particolare con l'azione svolta dagli ebrei in questo secolo. Adesso non è un antisemita, ma è Sergio Romano, il quale nel suo libro ammette come certi sviluppi della situazione russa successiva al 1917, prima delle grandi purghe staliniste, appaiano come una vera e propria applicazione del programma dei protocolli. Ecco che cosa scrive Sergio Romano alla pagina 50 del suo libro. Il numero degli ebrei al vertice del Partito Comunista, nella CECA, nei commissariati e nei Soviet, fu allora, e tale rimase per alcuni anni, sproporzionatamente elevato. La presenza al vertice del partito di tanti rivoluzionari ebrei, da Trotsky a Zinoviev, da Kamenev a Radek, da Joffe a Litvinov, conferiva ai protocolli il carattere della autenticità. Ora, secondo me, dire autenticità è dire un po' troppo. Non è la parola esatta, autenticità. È invece il carattere di veridicità, semmai, che i protocolli presentano quando preannunciano quella situazione storica che è descritta così sinteticamente da Sergio Romano. Sì, è vero che, come dicono la propaganda antimassonica ebraica e quella antibolscevica all'interno del Partito Comunista Sovietico all'inizio della rivoluzione nel Soviet, c'era una grandissima predominanza di elementi di origine ebraica. Però è anche vero, e lo possiamo notare oggi, che sin da allora la comunità ebraica non considerava questi elementi, Trotsky, Zinoviev e gli altri, come elementi facenti sempre parte della comunità ebraica, in quanto il loro comunismo, il loro ateismo, era esattamente il contrario di quello che la religione ebraica considerava un atteggiamento etico e politico corretto da tenere. Il loro ateismo, cioè, era totalmente contrario al sentimento ebraico dell'epoca. Protocollo V, per esempio, annuncia l'instaurazione di un governo sopranazionale. Dice, alla fine, con questi mezzi opprimeremo i gentili ad un punto tale che li costringeremo a invocare il nostro governo internazionale. Quando raggiungeremo una simile posizione, potremo immediatamente assorbire tutti i poteri di governo del mondo e costituire un supergoverno universale. Al posto dei governi ora esistenti, porremo un colosso che si chiamerà l'amministrazione del supergoverno. Le sue mani si allungheranno come immense tenaglie ed essa disporrà di un'organizzazione così capillare da provocare certamente il completo assoggettamento di tutti i paesi. Ammettiamo pure che i protocolli siano un falso, ma non è un falso l'intervista che il 16 gennaio 1962 venne rilasciata al settimanale Look da David Ben-Gurion, allora primo ministro di Israele. Allora, 30 anni fa, non si parlava ancora di mercato unico mondiale, di nuovo ordine mondiale, né tantomeno di distensione globale, di convergenza fra i due blocchi, di mondialismo, eccetera. Tuttavia, Ben-Gurion enunciava con sicurezza quel progetto politico che un quarto di secolo più tardi avrebbe perduto il suo carattere di apparente utopia. Ecco che cosa dichiarava. Ecco l'immagine del mondo come sarà nel 1987, secondo la mia immaginazione. La guerra fredda sarà una cosa del passato. Le pressioni interne dell'intelligenza in Russia e la pressione delle masse per elevare i propri livelli di vita porteranno una graduale democratizzazione nell'Unione Sovietica. A
Gerusalemme le Nazioni Unite, le vere Nazioni Unite, eleveranno un Tempio dei Profeti al servizio dell'Unione Federata dei Continenti. Sarà la sede suprema, sarà la sede della Corte Suprema dell'Umanità, profetizzata da Isaia. Il momento d'oro della diffusione dei protocolli è naturalmente il periodo dell'avvento nazionalsocialista. Già si sono viste le alterne vicende del libro nei primi 20 anni di questo secolo e di come si afferma in seguito il concetto di veridicità e non quello di autenticità. Sorprende ancora oggi però che uno studioso come Romano sottovaluti un aspetto importante, come ha detto di recente la RAI, che i protocolli non hanno previsto nulla, dato che parlano della Prima Guerra Mondiale, essendo secondo lui apparsi dopo il 1918. In realtà sappiamo che furono scritti nel 1895, 100 anni fa. Meno superficiali nell'affrontare i protocolli e più cinici nell'utilizzo furono i vari Rosenberg, Himmler ed Hitler. Tramite loro furono stampate infatti 1 milione di copie nel 1939 e oggi i protocolli sono praticamente introvabili. Perché? Quindi la prima onda del successo dei protocolli è quella che in Russia servì per giustificare i pogrom. La seconda invece è quella che ne permise la diffusione fuori dalla Russia, cioè una diffusione dei protocolli in Francia, in Germania, in Italia, con la prima edizione di Preziosi del 21 e poi nel 30, nel 35 e nel 38 di Evola, e poi ancora in Ungheria, in Spagna, in Portogallo ed in Giappone negli anni 30. La prima onda del successo è la dominante anti-giudeo-bolscevica. Il bolscevismo è una delle tante maschere usate dalla massoneria e dall'ebraismo per dominare il mondo. La seconda onda di successo, invece, è la propaganda per la diffusione dei protocolli legata alla presa del potere dei nazionalsocialisti nel 1933. Rilanciata fortemente dal Servizio Mondiale di Informazione gestito da Fleischer, che era l'aiuto di Goebbels, che favorisce la diffusione mondiale dei protocolli, finanziando le traduzioni dei protocolli e dei pamphlet derivati per circa 10 anni, fino al 1944. Il Servizio Mondiale aiutò tutti gli agitatori possibili e immaginabili, in America del Sud, America del Nord, in Giappone, in India, nei paesi arabi ed in Europa naturalmente, che diffusero enormemente i protocolli, fino a più di 1 milione di copie, in particolare in Germania. L'ipotesi di una possibilità di gestione ingenua oppure cinica dei protocolli da parte dei nazionalsocialisti è una riflessione di una certa profondità. È chiaro che i nazionalsocialisti stessi avevano dei protocolli un concetto molto ambivalente. All'inizio non avevano una grande fiducia che si trattasse di un testo originale, e comunque era un testo fra i tanti con caratteristiche antisemitiche che utilizzavano nella loro propaganda. Poi, invece, col passare del tempo, si resero conto di come il linguaggio generico e non particolare, le tesi, appunto, generalizzanti dei protocolli, che si possono considerare un metalinguaggio, potessero essere proficuamente utilizzate per creare un testo di propaganda in cui si potesse identificare esattamente in questi nemici ipotetici un nemico reale. Ed appunto un testo come i protocolli dei Savi di Sion si prestava perfettamente a questo scopo. C'erano, da parte loro, un fine comune, un cinismo tattico-strategico ed un infatuamento quasi paranoico, un accalorarsi su questo tema che crearono una miscela veramente esplosiva. Questo testo, quindi, era vero. Loro ci credevano. Ed era vero soprattutto perché serviva a dare un'immagine definita ed identica ai loro fantasmi del nemico, il mondo ebraico e la massoneria, che secondo loro erano gli artefici di quel complotto che avrebbe permesso loro di impadronirsi del mondo intero. Hitler conosceva i protocolli, anche perché dei protocolli se ne ebbero in Germania diverse edizioni, una delle quali, per esempio, forse quella che ebbe maggior successo, fu curata da Alfred Rosenberg, il quale insieme con il testo riproduceva, pubblicava tutta una serie di commenti che tendevano a riscontrare una corrispondenza
tra il programma dell'Internazionale ebraica, dei Savi di Sion, con quanto era avvenuto in Germania. Ora, obiettivamente, la situazione che aveva caratterizzato la Repubblica di Weimar, come abbiamo visto attraverso semplici nomi che troviamo nelle rivoluzioni socialiste della Germania e nello stesso nel governo di Rathenau o nella economia e nella finanza tedesca, era una situazione che presentava i protocolli come un testo attendibile dal momento che la situazione programmata, progettata nei protocolli trovava una sua puntuale applicazione nella storia tedesca e non solo tedesca, ma direi di gran parte dell'Europa centrale, vedasi il caso dell'Ungheria con la Repubblica dei Consigli e questo governo costituito per il 90% di ebrei. Noi non possiamo sapere se Hitler ritenesse, anche perché non lo ha scritto da nessuna parte, non risulta neanche nelle conversazioni segrete che sono state pubblicate successivamente, non sappiamo se Hitler ritenesse che il testo dei protocolli fosse autentico, nel senso che fosse da attribuirsi ad autori ebrei o a questa fantomatica assise dei Savi di Sion. In ogni caso possiamo dire che Hitler non poteva non riscontrare la veridicità dei protocolli, nel senso che abbiamo detto, vale a dire non poteva non riscontrare lui, come tutti quanti tedeschi, che i protocolli enunciavano una situazione che aveva trovato certe applicazioni nella storia e anche nella storia tedesca. Lei ritiene, Mutti, che i tedeschi avessero un interesse particolare nella ricerca di questi documenti durante la guerra? Noi sappiamo con certezza che venne acquisita tutta una mole di materiale che fu requisito nelle logge massoniche e in altri archivi, che verso la fine della guerra poi venne portato a Mosca dall'Armata Rossa. Attualmente gran parte di questo materiale che le SS avevano radunato nei pressi di Praga si trova negli archivi moscoviti. Ora, giudicando da alcuni documenti che sono emersi, che sono saltati fuori recentemente da questi archivi, vediamo che per lo più si tratta di documentazioni relative alle organizzazioni massoniche. Lei, Dugin, si è interessato e ne rientra nella tradizione russa i protocolli dei Savi di Sion. Qual è la sua opinione sull'autore dei saggi? Non sono uno studioso in particolare dei protocolli. Ne so qualcosa perché mi occupo anche della teoria del complotto, da cui sono affascinato, e faccio parte dell'Associazione Internazionale Politica Ermetica, che ha sede alla Sorbona, diretta dal mio amico Jean-Paul Laurent. Penso, quindi, che a proposito dei protocolli dei Savi di Sion, il paradigma del complotto c'è e che ci sono molte cose nel libro che sono molto archetipiche in qualche modo, anche se non posso dire nulla sulla autenticità o meno dei protocolli. Penso anche che molti fenomeni del mondo moderno possano essere spiegati molto bene grazie ai protocolli. Si vede dovunque. Il paradigma dei protocolli dei Savi di Sion si realizza, ma può darsi che il testo non sia autentico. So di una cosa molto interessante. Ci sono molti documenti qui a Mosca, secondo i quali il possibile autore dei protocolli fosse Papus, Gérard d'Ancausset, l'occultista dell'inizio del secolo. E cosa strana è che l'editore russo dei protocolli dei Savi di Sion, Sergei Nilus, ha detto che Papus è al centro del complotto giudeo-massonico e satanico. Quindi il probabile autore dei protocolli è stato accusato dal suo editore, che si è basato proprio sui protocolli, di essere l'autore del grande complotto giudeo-massonico. Ma questa è una supposizione.
Quello che mi attira nei protocolli è il paradigma e l'archetipo del complotto. Io sono assolutamente convinto che ci siano molti complotti riusciti e non riusciti, politici e geopolitici. Io penso che il complotto cosiddetto giudeo-massonico è una versione particolare del complotto generale archetipico. Je pense que le complot judéo, soi-disant le complot judéo-massonique, c'est une version particulière du complot général archétypique.